Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi mostro la collaborazione che ho fatto con Resin Pro, che ringrazio tantissimo per avermi inviato questo pacco. Mi hanno mandato tutte cose molto natalizie e quindi appunto non vedo l'ora di vederle insieme a voi. Ho già sbirciato e fatto anche un mini video appena mi è arrivato su Instagram. Allora, vediamo un pochino. Allora, innanzitutto c'è questo regalino qui, che appunto è molto 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 carino, e come sempre il link della Resin Pro, se non la conoscete, ve li metto giù nell'info box, così potete appunto andare a sbirciare sul loro sito. Hanno fatto i set natalizi veramente veramente carini. Allora, mettiamo il pacco da parte, così possiamo scartare con calma, e da quello che posso immaginare credo che siano delle boccettine. Sì, sono tre boccettine e credo che siano dei pigmenti fantastici. Questo è un viola fantastico, guardate, bellissimo, e sono anche belle le boccettine. Poi abbiamo, oddio, a posto, mi sa che ce l'ha aperto il verde. Ah, ma sono fluo, mi sa che sono fosforescenti perché stanno tipo sbrilluccicando. Questo è il verde fluo, che potete vedere anche qui sulla mia mano, e questo è il giallo, sempre fluo. Allora, poi abbiamo questi meravigliosi glitter galaxy, quindi abbiamo questo qui viola, che è stupendo, guardate che bello. Poi questo bianco, che dalla fotocamera non riuscirete mai a capire quanto sia brillantato, pigmentato, e i riflessi che ci sono non si vedranno mai. E questo è rosa, è sempre insomma molto colorato. Poi la resina UV, immagino già i disastri che farò con questa resina perché è completamente diversa dalla resina normale, e quindi credo che ci debba essere, credo che sia questo, la lampadina UV, perché appunto serve per catalizzare la resina. Io ho anche il fornetto delle unghie, magari possono uscire cose molto belle. Vanno uno, due pile piccoline. La resina UV ha bisogno di queste basi qui, come non per forza insomma, però è usata principalmente in queste basi, non mi ricordo come si chiamano, bise, bese, una cosa del genere. Questo qui tutto fatto di fiori di loto, credo che sia una frangipane, ed è bellissimo. Così, questo che è un cappello, stupendo, un cappello magico, bellissimo. Poi abbiamo, credo che sia quello di Harry Potter, non vorrei sbagliare. Poi abbiamo quest'altro con le foglie classiche, quelle autunnali, una decorazione di Natale, che carini, un alberello di Natale, no vabbè, sono stupendi, quasi quasi li si faccia per il mio albero di Natale, anche se questo loro non c'entra niente. Questo è un Babbo Natale, la forma stupenda. Questo dice del Paese delle Meraviglie, bellissima. Questo c'è scritto Be Happy, così. E questo è un regalino di Natale, che carini, se fosse fosse d'argento però li avrei voluto utilizzare per il mio albero, che è tutto blu e argentato, quindi dorato non c'entra. Poi abbiamo questi altri stampi carinissimi, questi li posso utilizzare anche con la resina normale. È un pupazzo di neve grande e un pupazzo di neve piccolo. Questo è quello grande e questo è quello piccolino, questo qua, che carino. Eccolo, quattro regali di Natale bellissimi, questi due grandi e questi due più piccolini. No vabbè, queste cose sono fantastiche. Questo è un fiocco di neve stupendo, ce n'è un altro ma è piccolino, questo è veramente veramente bello, non vedo l'ora di provare questi stampi. Non so quando ragazzi, perché devo partire e quindi magari posso anche provarli magari nel periodo dopo di Natale. Ma questo è un altro stampo uguale a quell'altro, mi sembra più trasparente questo, cioè nel senso che c'è meno effetti, guardate,
no, più o meno sono simili dietro. Questo è un altro stampo con i quattro regalini, molto carini, e un altro fiocco di neve, però questo è diverso da quell'altro. No vabbè, questo si appende anche, bellissimo. Ma saranno sottilissime queste creazioni che verranno. Va bene, le proveremo insieme. Mi è scappato un altro ciondolino, che è questo qua, ed è una campanella di Natale. Carina. Uno scatolo in un altro scatolo. Uno, due, tre. Ah, oh mio Dio. Oddio. No vabbè ragazzi, cioè non ho parole. Guardate quanti glitter, cioè sto a posto per tipo 10.000 anni. No vabbè, questo è blu, è stupendo. Blu turchese. Bellissimo. Blu turchese, arancione. No vabbè, bellissimo. Rosa, un altro rosa però diverso da quest'altro. Tra l'altro sono anche diversi proprio perché questi qua sono esagonali. Questi qua invece sono a scaglie tipo triangolari, rettangolari, sono più piccolini questi qua. Così, un altro rosa più chiaro, così. Viola, mamma mia, come sono belli questi glitter, stupendi. Giallo chiaro e giallo scuro. Verde chiaro e verde scuro. E l'ultimo che è bianco, con tutti sempre i riflessi. Io con questo finale molto colorato e creativo, mi stanno venendo in mente tante idee, vi saluto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, e questi bellissimi glitter, fatemelo sapere con un mi piace. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!